Calma, calma, calma. L'Atalanta viene fuori con 1-0 con un numero strepitoso, ancora una volta di Muriel, giocatore straordinario. Io, come dico sempre, lo ammiro per la qualità tecnica, la velocità di esecuzione e la precisione nel calciare da quando era a Lecce. E nell'Atalanta sta avendo continuità, c'è da fare i complimenti all'Atalanta per come gestisce, lo fa stare spesso in panchina, lui sempre umilmente entra o gioca titolare, io lo farei giocare sempre titolare perché stravedo. Ma è un giocatore come pochissimi in Europa che entra e spacca in questa maniera la partita. Una partita che è successo di tutto: l'Atalanta segna al 90esimo, poi c'è quel rigore fischiato contro il Cagliari. Non è rigore, non l'hanno fischiata Belotti nella stessa maniera contro il Milan. Non è rigore perché comunque alla fine De Rón l'anticipa e calcia il piede di De Rón Rugani. Certo ci rimane male perché l'ha fischiato, è il 94esimo e forse, diciamo così, ai punti, anche se il calcio non vale, il Cagliari avrebbe meritato almeno il pareggio, perché c'è da dire una cosa al Cagliari, che ha fatto la partita che di solito fa l'Atalanta, ha giocato a specchio, uomo contro uomo, aggressiva almeno fino al 70-75esimo, dove si è visto oggi nel Cagliari forse una delle poche volte che Godin e Nainggolan sono di una categoria superiore, hanno dato tutto. Zapata contro Godin oggi ha sofferto tantissimo e Nainggolan veniva sempre fuori bene con cattiveria, qualità dal centrocampo. L'unica cosa forse che si sbagliava negli ultimi 20 metri per quanto riguarda il Cagliari, dove è stato pericoloso soprattutto nei 10 minuti iniziali del secondo tempo. Poi c'è da dire che l'Atalanta non la vediamo più prorompente per 90 minuti come l'anno scorso, 2 anni fa, ma questo, come si dice in questi casi, quando c'è la consapevolezza e comunque devi gestire, ora comincia la Champions, devi gestire la rosa, che noi a volte non lo diciamo, ma dobbiamo sempre ribadirlo, l'Atalanta ha una rosa invidiabile, forse gli manca qualcosa a destra e a sinistra quando non c'è Atebur e Gosens, però quando in campo poi ci metti Malinowski e Miranchuk e Muriel e Maele e c'è Lammers in panchina, noi questa cosa qua spesso la dimentichiamo, ma è anche vero che l'Atalanta da 75esimo in poi ha messo lì il Cagliari e con un prodigio. Con un prodigio, perché poi ne vogliamo parlare di schemi, di aggressività, di pressing. Poi quando c'è Muriel contro, si gira in 2 metri e calcia con quella violenza e precisione. Là poi si fanno gli applausi agli avversari ed è sempre così che è il calcio. Perché noi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, ma quando hai qualità superiore e un giocatore come Muriel, che per quantità di minuti gol fatti è qualcosa di assurdo a livello mondiale, di come uno spacchi la partita. Stiamo parlando di altro, perciò al Cagliari non va rimproverato nulla. L'Atalanta ha fatto la sua partita di attenzione, cercando a volte di ripartire su errori del Cagliari, che ne ha fatti veramente pressoché zero. E poi c'è la qualità del singolo che non guastano mai. Perciò possiamo dire, ripeto, tutto quello che vogliamo: l'Atalanta non ci fa luccicare più gli occhi per gli appassionati di calcio, per il suo modo di essere. Per 90-95 minuti sembra in bande, va benissimo così, perché l'Atalanta sta ragionando da grande squadra e la grande squadra gestisce pure i momenti, perché poi ripetiamo, le partite ora con i 5 cambi si giocano su 16 giocatori, va fatto il piano partita e Gasperini ha la fortuna e la bravura da parte della società di mettere a disposizione una rosa non indifferente, con qualità non indifferente, perché tu quando hai Ilicic, Zapata, puoi far entrare Muri, Milan, Malinowski non è continuo, ma ragazzi è un altro ottimo, ottimo giocatore. Questo è, ripeto che secondo me il rigore non c'era, come non sono mai stati fischiati questo genere di rigore. È stato fischiato quello in Supercoppa, ma perché? Perché Mertens, diciamo, anticipa McKennie, anche se non lo vede, calcia la caviglia. Qui De Rune anticipa e li calcia il piede Rugani. Se sarebbe stato viceversa era rigore per il Cagliari. Detto ciò, il Cagliari arriva da 15 partite che non vince con questa di oggi e devo dire che su 15 partite questa sicuramente meritava almeno il pareggio. Io parlo sempre di punti, poi i punti contano poco perché devi segnare sempre gol. Le altre 2 o 3 partite meritava molto di più, questo lo posso dire tranquillamente, però una piccola dose di sfortuna per il Cagliari è di incontrare squadre con una qualità eccelsa come l'Atalanta, che ha un Muriel. Ragazzi, Muriel, se si mette in testa di essere un grande giocatore, può giocare in tutti i top club europei.
Io sono innamorato dei tempi del Lecce, perché si vedeva subito che nello stretto, quando stava in forma, quando gli piace meno mangiare e tenersi in forma, è un giocatore straordinario. Abbiamo assistito a una partita magari non bellissima dal punto di vista emozionale come occasioni, ma ci sono tanti, ci sono, scusate, tanti punti tattici e tecnici ben valutabile. A me è piaciuta tanto dal punto di vista tattico, perché guardo le partite soprattutto da quel punto di vista. Si sono incontrati due allenatori che tatticamente sanno il fatto loro. Detto ciò, complimenti all'Atalanta, continua ancora a salire. Il Cagliari naviga in brutte acque. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale, sempre fino alla fine comunque Juve, ma il calcio è la mia passione. Ciao a tutti, lasciate un like e ditemi cosa ne pensate. Ciao.